Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Mi scuso subito per la voce perché ho un raffreddore che porta via. Perciò se sentite la mia voce un pochino più strana, sapete insomma il perché. Faccio quello che posso, anche perché quando il contenuto va portato, ragazzi, va portato. Vi dico questo perché è uscita una notizia già da qualche giorno. Ho aspettato perché ho fatto qualche ricerca, insomma mi sono un po' documentato perché volevo cercare di darvi al primo colpo la versione un pochino più completa, anche se purtroppo poi va bene, parleremo, dobbiamo aspettare Brawl Talk. Se voi guardate nella sezione notizie, oppure sui vari social, c'è questo post, lo riconoscerete da quest'icona, l'hanno messa in tutti i loro social, noi ce la guardiamo in gioco, così per essere più comodi, e ovviamente questo potete farlo tutti, come l'ho fatto io, lo trovate anche voi. Allora, ci andiamo a leggere questo avviso importante addirittura, perché importante cambiamento ai club in arrivo. Qua Brawl Stars ci fa uno spoilerino. Se hai guardato l'ultima puntata del Brawl Talk saprai che presto ci saranno alcuni cambiamenti nella lega dei club e nei giochi del club. Se non l'hai visto, beh, adesso lo sai. Effettivamente ragazzi, nel Brawl Talk c'era la parte della roadmap in cui il buon Frank ci diceva, no, i vari cambiamenti che andranno a fare, e quello più imminente, come ci ha ricordato, riguardava appunto le Club League. Il prossimo ancora, dopo che avranno sistemato le Club League, ragazzi, sarà Power League, ovvero Lega delle Stelle, insomma, per chi la chiama in italiano. E siamo arrivati perché stanno preparando qualcosa per queste Club League e ci danno dei piccoli consigli e delle cose che, insomma, potrebbero accadere. Ci dicono: ecco qui tutto quello che devi sapere per prepararti a quello che ti aspetta. Potrai beneficiare maggiormente dei cambiamenti se fai parte di un club attivo e pieno, quindi più soci giocano meglio è. Cioè ragazzi, qualcosa sta arrivando. Di conseguenza, se qualcuno magari è in un club o che ha creato da solo o che insomma si sta facendo un po' gli affari suoi e vuole rientrare in un club un pochino più attivo, sa quello che gli aspetta, nel senso che se volete potete già iniziare a prepararvi adesso, magari iniziare a guardare se riuscite ad entrare in qualche altro club un po' più attivo, oppure comunque sappiate che tra poco chi sarà in un club attivo magari, come dice qua, sarà più avvantaggiato, perciò vedete voi cosa fare. Se non sei in un club ti consigliamo di fondarne uno o di far parte di quello che preferisci. Ah, addirittura ci dicono anche questa cosa: il negozio del club sarà rimosso, e qua poi è il punto centrale del nostro discorso, ma ci arriveremo. Se vuoi davvero acquistare una skin del club con le monete del club hai ancora tempo fino al prossimo aggiornamento di Brawl Stars, ok? Perciò anche qua lato skin, ragazzi, dato che toglieranno lo shop, chi non le ha prese prendetele se le volete, ma io al posto delle skin vi consiglio oro o punti, ma tranquilli ci arriviamo. Però ovviamente se a qualcuno interessa l'estetica, ragazzi, mi raccomando, prendetevi anche le skin. Nel prossimo aggiornamento, infatti, le monete del club saranno convertite metà in monete normali e metà in punti energia. Quindi, se vuoi usarle in modo diverso, questo è il momento giusto per farlo. Spiegheremo tutti i cambiamenti nel prossimo Brawl Talk, ma ti possiamo già dire che il nuovo evento del club proverà a essere più divertente, più gratificante e meno impegnativo. Ok, perciò diciamo che hanno ascoltato i nostri feedback, hanno visto che quelle 3 giornate a settimana sono un po' impegnative, alla lunga diciamo che stancano, perché comunque bisogna organizzarsi con 3 persone, bisogna cercare di non fare mai la war random, bisogna ovviamente cercare di vincere perché sennò si torna indietro, anche se ovviamente le partite sono relativamente facili, però insomma sono 2 partite per 2 volte più 3 partite, lo sapete, no? nel fine settimana, perciò in tutto sono 7 partite che comunque insomma un po' di tempo te lo rubano, anche perché richiedono un po' di organizzazione se vai random, quello è un altro conto. Allora, quello che dicono, e qua purtroppo è l'unica parte un po' dubbia del discorso che vi voglio fare, è che non sappiamo come saranno convertite, cioè come saranno convertiti i vostri punti se voi avrete già raggiunto per esempio il cap di punti. Io per esempio, se vado sul mio account, ho 4.948 punti, di conseguenza io che ho, come vedete, quasi 18.000 punti del club, cosa succederà? A me questi punti verranno trasformati, quanto sono? Vabbè, mettiamo, arrotondiamo a 20k per farla più veloce, 10.000 punti trasformati in oro e 10.000 trasformati in punti energia. Ragazzi, questa è l'unica cosa dubbia che non sappiamo, perché ovviamente non ci è stata detta, perché non hanno affrontato l'opzione dell'account già con il deposito pieno di punti. Questo ovviamente penso e spero, infatti vi dico aspettate, che lo spiegheranno insomma nel Brawl Talk, e avremo quel 2-3 giorni, ovviamente vi terrò aggiornati, cercherò di fare il video in quel caso proprio il momento esatto che esce la notizia,
che ci spiegheranno un po' come aggiustare questa cosa se ovviamente appunto uno ha il deposito di punti pieno. Detto questo, ci sono un paio di casi. Allora, partiamo da quello più semplice, ragazzi. Uno, diciamo che più simile a me, ovvero che ha raccolto, magari anche se non l'ha maxati nel senso con l'oro proprio ha cliccato, però insomma se ha tutto l'account maxato, che comunque un pochino ce ne sono, non tantissimi, ma tante persone che hanno maxato l'account ci sono. Account maxato, deposito di punti maxato e un po' di punti da parte. Come vedete, in questo caso non si ha l'opportunità di prendere i punti energia. Di conseguenza io per ora, senza saperne leggere né scrivere, avendo visto questa notizia e non sapendo come affronteranno la questione, io vi consiglio, lasciate tutto lì. Perché le alternative sono due, anzi tre. Se vi fanno loro la conversione, 50% in oro, 50% in punti, quel 50% in punti, se viene convertito in oro, voi ne guadagnate il doppio, perché vi ricordo che un punto energia vale due monete. Di conseguenza, se 50% di punti loro te li investono in punti energia, quel 50% renderà il doppio. Di conseguenza, voi ci guadagnate. Se invece, nel mio caso, 18.000 punti, e loro vedono che sono pieno nel deposito e me li trasformano tutti in oro, praticamente la stessa cosa come se io lo facessi a mano, se cominciassi a spammare l'offerta da 500 fino a che non li finisco, di conseguenza non mi cambia niente. Poi addirittura c'è anche la terza opzione, che spero non capiti perché insomma poi si creerebbero situazioni particolarmente divertenti, se quel 50% di punti energia, ragazzi, mi si sommasse al il mio deposito, in quel caso mi ritroverei, non lo so, con 10.000 punti energia lì e la possibilità di maxare, non lo so, i prossimi 20 brewer che usciranno, ma non penso che succeda questa cosa, anzi spero, perché insomma sarebbe un po' ridicolo. Io praticamente non avrei più bisogno di punti energia e oltretutto andrei a sprecare una marea di punti che già comunque purtroppo ogni passo spreco, perché con l'arrivo degli star drop i punti energia, raga, sono troppi, non si sa più dove metterli. Cioè, io sono già 1000 oltre la soglia. Se mi raggiungessero tipo altri 4000 dentro, è finita. Ovviamente l'oro invece fa comodo, perciò la conversione in oro comunque la accettiamo. E questa, ragazzi, era la soluzione più semplice. Invece, sono passato su Bustina per farvi vedere un esempio di un account che non è maxato. Allora, ho chiesto una cosa perché mi interessava e alcuni miei amici mi hanno tirato fuori questa notizia abbastanza interessante, perché se io in questo momento avessi i punti del club tali per riempirmi, cioè per farmi riempire il deposito punti, quando raggiungo i 4.000 non è che mi fa continuare a shoppare i punti, mi dice prima potenzia i brawler, poi torna qua e shoppa altri punti. Di conseguenza, raga, non si può, diciamo, provare a guadagnare shoppando punti energia al massimo, perché non te lo fa fare. È proprio il gioco che ti ferma e ti dice: aspetta, te prenditi l'oro, maxati gli altri brawler, poi quando avrai bisogno di punti ritorna e li puoi prendere. Perciò sta cosa del provare a guadagnare prendendo punti al posto dell'oro non si può fare. Questa cosa ve la dico perché effettivamente converrebbe prendere i punti energia, perché se vi venisse fatta la conversione, cioè nel senso se io arrivassi a 4.000 punti, ovvero il massimo del deposito, e mi continuasse a far prendere l'offerta dei punti, ovviamente, ragazzi, varrebbe la regola che i punti energia in valore valgono più delle monete. Di conseguenza, voi guadagnereste molto di più. Un esempio stupido. Con 100 punti del club, con 300 punti del club, vi ci vengono 500 punti energia, ok? Con 300 punti del club, vi ci vengono 750 monete. Ok, 750 monete contro i 500 punti che avrete preso. I 500 punti, vi ricordo, che valgono per 2 le monete, di conseguenza sarebbero 1000 monete contro 750 monete, se si potesse fare questa cosa. Non si può fare perché appunto il gioco vi ferma, e io questa cosa non la sapevo, perché è un'ipotesi un po' particolare, che ovviamente può capitare come in questi casi se sei obbligato a spendere. Perciò, ragazzi, purtroppo non si può fare questa cosa. L'unica persona che forse potrebbe approfittare di questa cosa, ma è un'ipotesi di uno su un milione, è una persona a cui manca un solo brawler da maxare, va nello shop, ha un pochino di punti club da parte, prende tutti i punti che gli mancano per quel brawler e poi torna nello shop e deve sperare, nello stesso giorno ovviamente, e deve sperare che gli rimanga l'offerta dei punti energia. In quel caso lui, avendo maxato l'account proprio in quel momento, avendo finito tutti i punti in quel momento, potrebbe forse, perché dico forse dato che non lo so, dato che è un'ipotesi veramente particolare, continuare a prendere punti energia e continuare a trasformarli in oro. Ma ragazzi, vi ripeto, non so
se si può fare, e oltretutto è un'ipotesi che veramente vale su uno su mille di voi. Cioè uno su mille forse potrebbe avere i requisiti giusti per fare questa cosa. Di conseguenza, cosa dovete fare se non siete maxati? Ragazzi, prendete quello che vi serve. Nel senso, non c'è la versione giusta, non c'è la strada che io vi posso dare ed è quella perfetta per voi. Perché se qualcuno di voi ha già tanti punti, tipo io su Bustina, come vedete, ho 3664 di oro, un po' di brawler, vi faccio vedere i livelli. Io ho un po' di brawler maxati, lo sapete, no? Quelli che magari uso per PL, insomma, per aiutare amici. E mi mancano un po' di punti. Di oro magari in questo caso ne ho un pochino, io magari prenderei i punti. Quando arriverà la chiusura del negozio del club, probabilmente 95% tutti i miei punti del club saranno trasformati in punti energia, perché è la risorsa che ho in questo momento un pochino meno, dato che ho potenziato un pochino i brawler. Invece monete e quelle altre cose le prenderò dal pass, insomma, o le recupererò da altre parti. In questo momento quello che mi manca di più è i punti. Però ragazzi, potrebbe esserci l'ipotesi opposta. Uno di voi che in questo momento ha magari 3-4 mila punti energia, ma gli sono rimaste tipo 500 monete. In quel caso allora cosa fate? Prendete le monete, dato che le monete vi aiuteranno a prendere star power, gadget, gear e ovviamente aumentare il livello dei brawler. Perciò vi ripeto, non c'è la soluzione univoca per tutti. Ovviamente in base a quale account avete, se maxato, se con ancora tanti brawler da maxare, vi adattate a quello che avete di meno e ovviamente compensate con i punti del club. Cioè, ragazzi, spero di essere stato chiaro. Vi ricordo che ovviamente tanti che mi guardano e tanti miei amici sono praticamente maxati. Ragazzi, per i maxati lasciate stare lì i punti, perché probabilmente in questo momento, con le cose che sappiamo, la miglior cosa è lasciar fare a loro. Perché in qualsiasi caso che vi venga fatta la conversione tutta in oro, che l'avreste fatta anche voi a mano, o che, vi ripeto, sia fatta punti e un po' monete, ci guadagnate lo stesso, ragazzi, perciò non vi cambia niente. Nell'altro caso, ragazzi, riassumendo, dovete controllare il vostro account. Se avete bisogno di qualche consiglio un po' più specifico e magari, non lo so, mi volete chiedere qualcosa nei commenti, mi raccomando, sotto questo video cercherò di rispondere a tutti, perché magari qualcuno mi dice: ma che dici, mi conviene magari prendere quello che mi manca per maxare, non lo so, Fang? Mi dice sì, no, e io, ragazzi, cercherò di rispondere, così cercherò di aggiustare i vostri account prima che questa cosa accada, perché ovviamente se hanno messo questa cosa 2 giorni fa, ormai quando vedete il video dovrebbe essere 3 giorni, non dovrebbe mancare molto al Brawl Talk, dato che non penso ci informino tipo un mese prima dell'arrivo del Brawl Talk. Dovrebbe essere una cosa che arriverà, non vi dico nell'immediato, ma spero, insomma, in qualche settimana. Comunque il tempo c'è. In caso, se avete ancora paura nel spendere punti del club, aspettate, voi guardatevi questo video, capite come funzionerà il sistema, poi aspettate il Brawl Talk, ritornate sul canale e troverete un video in cui vi spiegherò alla perfezione, con le notizie che avremo in più, cosa fare, ma comunque le linee guida generali sono queste. Peccato, purtroppo non si può fare quella cosa che pensavo si potesse, perché non guardavo il club shop da una vita, di prendere i punti e di farseli convertire in oro a manetta. Peccato, ragazzi, e avrei guadagnato una valanga di oro, invece comunque mi devo accontentare, però vabbè, non la sapevo sta cosa. Questa è stata una notizia in più anche per me. Detto questo, vi chiedo ancora un bel like e un bel commento. Ancora una volta vi invito, se avete qualche dubbio, di scrivermi nei commenti. Vi ricordo che cerco di rispondere a tutti e cerco di aiutarvi. È una cosa semplicissima, perciò magari basta una frase in più e vi aiuta a capire il tutto. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video.